Ammiraglio, ci parli di fumatori, mi stava accennando prima un simpatico aneddoto. Dunque, a bordo dei sommergibili, durante le lunghe missioni, noi facevamo immersioni della durata anche di 16 ore, perché si cominciava presto. Certe volte anche durante la notte si facevano delle immersioni per sentire gli idrofoni, quando c'era mare e non si vedeva bene, facevamo immersioni per allargare l'orizzonte, evidentemente. A bordo avevamo dei problemi anche di vita quotidiana. Tra questi problemi c'era quello dei fumatori, perché c'era il fumatore accanito che non rinunciava alla sigaretta e allora si andava a nascondere o in camera motori o in torretta, che era un luogo sacro, e poi buscavano massimi di rigore, logicamente, perché era proibito assolutamente. Non c'era ricambio d'aria. Voi potete immaginare 16 ore di immersione. Vuol dire che quando c'era umidità, l'umidità condensava e faceva pioggia, va bene. Infatti io consigliavo sempre a quelli che sentivano caldo e si mettevano a torso nudo, mettetevi la maglia di lana, che è l'unico modo per non prendere accidenti dopo. E allora i fumatori si dividono in due categorie, questi accaniti e quelli che invece, pur essendo dei fumatori, finché erano in immersione avevano il disgusto del fumo, quindi quelli non davano fastidio. La mia preoccupazione poi era quando si veniva in superficie e si dava, e se non c'era niente in giro evidentemente, si dava l'autorizzazione al personale un po' a volta di venire su a prendere una boccata d'aria, perché erano... E io vedevo queste teste lì che si affacciavano al bocca a bocca, con la sigaretta, e allora io li minacciavo. Voi non me, veni, se volete venire sopra, dovete venire sopra e stare 10 minuti senza fumare. Respirate prima aria buona e poi dopo mi fate la sigaretta. Questi erano i problemi quotidiani, vero? Ammiraglio, io ho avuto un contabile di macchina, capito Fumatore, che quando andava a dormire con la sigaretta nell'orecchio e diceva agli altri: appena danno è permesso fumare una sigaretta, svegliati. Deve essere svegliato. Ma anche con i comandanti fumatori c'erano questi problemi? Certo. Il comandante che avevo sul Platino, capitano corvetta Innocenzo Ragusa, che poveretto poi è morto col gorgo più tardi, era un accanito fumatore. Quindi lui era il primo che appena arrivava in plancia accendeva una sigaretta e quando finiva sulla stessa cosa fumava tutto il tempo. Però io mi rendevo conto che lui non si rendeva conto che quando accendeva il fiammifero, in una notte buia, senza luce di luna, questa fiammata si sarebbe vista a miglia di distanza, quindi era pericoloso per il sommergibile. Ma lui non si rendeva conto perché, ecco, lì è il fumatore accanito che perde coscienza anche dei pericoli che ci sono. E allora io, lui era molto più anziano di me, la giovane capitano corvetta, io ero appena sottotenente di vascello, gli disse una sera, proprio non ce la facevo più: comandante, per favore, le posso chiedere una cosa? Vada a prora e guardi la plancia. Io accendo una sigaretta. Ma perché? Cosa c'è che non va? Lei vada. Allora lui capisce che c'è qualcosa, va a prora, io accendo la sigaretta. Ancora lo vedo correre. Ho capito, ho capito. E allora si è organizzato con una brace, vero? Come facevano anche in Atlantico, eccetera, che stavano sempre in superficie. Ammiraglio, ci può raccontare la sua esperienza con il comandante Todaro e anche l'episodio, diciamo, Dunque, spartivento? io ho avuto la fortuna di conoscere il comandante Todaro, che è stato il mio primo comandante sul sommergibile Manara. Il Manara era un vecchio sommergibile, aveva già 10 anni di vita, e faceva parte della squadriglia che era a Trapani. Erano quattro sommergibili identici: Manara, Menotti, Santa Rosa. Il comandante Todaro era una persona che non si può descrivere, soltanto chi l'ha conosciuto può ricordare e può capire il fascino che aveva quell'uomo. Qualunque cosa dicesse, anche la cosa più rischiosa, eccetera, veniva accolta
con non con rassegnazione, ma con la volontà di farla. Lui diceva, io ho i siluri, ma ho anche le artiglierie, cioè c'è un cannone, che poi il Manara aveva un vecchio cannone da 102-35, preda bellica dalla prima guerra mondiale austriaco, e due mitragliere, una a destra, una a sinistra, ai lati della plancia, quindi che non potevano nemmeno avere il giro a 360 gradi, da 13-2. Dice, io se ho necessità di usare il cannone lo uso in qualsiasi condizione, anche se vedo che c'è un caccia che mi viene addosso, io, siccome il Manara ci metteva un minuto e qualche cosa per fare la rapida immersione, io in quel minuto sparo col cannone, bene. E quindi pretendeva che l'armamento al pezzo, di cui io ero il capo pezzo, il capo armamento della Guardia Marina, alle armi, rimanesse tutta la notte vicino al cannone. Soltanto quando c'era mare, quindi era un po' difficile stare, potevamo stare sulla plancia, un po' sopra, eccetera. Perché io devo sempre avere a disposizione il cannone. Poi, evidentemente, se ho bisogno di fare immersione, io la faccio lo stesso. E non avrò tempo di rimanere attaccato, che poi io mi vengo a prendere. E ora, questo detto così, sembra che lui è pazzo e questi sono deficienti che non capiscono. Vabbè. Quindi allora io mi sono organizzato un coltellaccio dentro le cose, perché stando in acqua mi procurai i salvagenti di nave superficie, che erano più, noi avevamo dei salvagenti di emergenza che si gonfiavano, quindi se dovevamo stare un po' di tempo in acqua ci voleva i salvagenti, quindi allora barattando una stecca di sigarette per ogni salvagente riuscì a raccogliere un certo numero, e quindi noi la notte eravamo lì e aspettavamo. Alla fine, visto che Manara non ha mai lanciato un siluro, non è riuscito mai, cioè arrivare all'attacco, perché era lento, quindi anche quando riuscivamo a sentire gli idrofoni e facevamo l'attacco, quello era già scappato via. E verso la fine lui aveva progettato di fare un'incursione dentro Marsa Scirocco, che è una baia di Malta, che era la sede dei famosi Sunderland, cioè i quadrimotori che davano la caccia ai sommergibili, che erano tremendi perché avevano mitragliere sia davanti e sia di poppa, per cui quando facevano l'attacco su un bersaglio non solo sparavano con un bersaglio, ma nella ripresa, quando uno pensava, oh, è passato, invece quelli sparavano di dietro. Noi abbiamo avuto un avvicinamento più che un attacco, un avvicinamento di un Sunderland alla testa di capo spartimento nella prima missione di guerra, rientrando dalla prima missione di guerra. E questo Sunderland ci è venuto, ha fatto cioè una rotta che era una rotta di attacco, ma a bordo non ha, cioè il comandante e anche il secondo non hanno capito questo. Quindi, pensavamo, siccome avevamo sotto costa italiana, che fosse un nostro aereo, ma io che provenivo dal Regio Incrociatore di Trieste ed ero destinato proprio alle artiglierie contraeree, cannoni da 100 mitragliere, ho cominciato a urlarci, comandante, questi sono quattro motori, noi non avevamo quattro motori, va bene, ma tra una cosa e l'altra questo si è avvicinato, beh, visto però che il sommergibile non faceva niente, ci ha preso per inglese. E allora, quando poi si è avvicinato, che si è visto che era inglese, perché si era da un lato e l'altro mitragliere dall'altra, ma un momento sento come un guaito e vedo che non c'era più nessuno in plancia. E c'era il comandante che col portello mezzo aperto mi urlava, scendi giù. Per cui ho mollato tutto e sono sceso. Ma se noi avessimo abbattuto quell'aereo, avremmo ammazzato quattro sommergibilisti, perché quell'aereo aveva attaccato e affondato purtroppo il Rubino. E tra i naufraghi che erano rimasti a galla, siccome erano i trovolanti, il comandante è stato così bravo che ha ammarato e li ha recuperati. Quindi per fortuna è che è andata così, perché se no avremmo avuto solo la coscienza di quattro sommergibilisti.